In questa trasmissione abbiamo l'occasione di avere con noi un personaggio non c'è dubbio, che è Sandro Del Piano, che è responsabile della comunicazione di ENAIP, Ente Nazionale della Formazione Professionale. Cosa sta avviando l'ENAIP in questi giorni? Perché l'ENAIP è una posizione molto forte, ha circa 5.000 studenti che ogni giorno entrano nelle sue istituzioni scolastiche. In questo periodo è il periodo importante per tutte le famiglie e soprattutto per i giovani che devono scegliere dopo le scuole medie fare la scelta scolastica per le superiori. Per cui è un momento in cui siamo molto impegnati, tutte e 20, 19 anzi per l'esattezza, le sedi del territorio sono impegnate proprio come le altre scuole nei percorsi di orientamento, in sostanza nell'accompagnare i genitori e i loro figli alla scelta scolastica. Noi in questo periodo stiamo incontrando i vari studenti che sono presenti nelle scuole medie, ma anche siamo attivi con alcuni saloni dell'orientamento, alcune fiere. Abbiamo appena concluso a Padova Expo Scuola, a Verona, presso la Fiera di Verona, a Job Orienta, con numeri importanti, e in questi giorni abbiamo anche gli Open Day, le scuole aperte, che sono dei momenti importanti di incontro. Quindi indubbiamente voi attraverso le fiere, Padova e Verona in particolare, riuscite a essere presenti nel territorio. Ma voi che avete come madre, padre, le ACLI vi sostengono in questo vostro sforzo notevole che fate? Assolutamente sì, sono presenti sul territorio con moltissime attività, oltre che con sedi, e sono parte attiva anche nel far conoscere cos'è ENAIP, che ricordo essere una scuola, sono delle scuole, cosiddette scuole professionali all'interno del canale dell'istruzione e formazione professionale, e che sono a tutti gli effetti uno dei percorsi che permettono ai giovani di qualificarsi con 3 anni di frequenza nei vari settori. Ne abbiamo pensate ben 16, che vanno dalla meccanica, l'elettronica, la meccatronica, la ristorazione, ne cito alcuni, il settore del benessere con l'estetica e la conciatura. Diciamo, si qualificano, possono entrare nel mondo del lavoro in maniera rapida, oppure continuare, e questo è un'altra delle novità che stiamo portando avanti, fino ad arrivare al diploma professionale, che poi permette l'accesso attraverso alcuni percorsi innovativi con l'ITS, e poi quindi anche a continuare gli studi, diciamo. Io però, che devo, per il lavoro che faccio in radio, in televisione e anche nei blog, parlare di quello che avviene in questo mondo, e vediamo che queste situazioni ultimamente anche, e lo riportano giornali seri, giornali importanti e seri, uno se, come è il Corriere della Sera, che i pagamenti digitali vengono molto attraverso le poste. Voi insegnate questo ai ragazzi? Che le poste... Il tema è legato al contenuto, diciamo così, di quello che affrontiamo all'interno dei percorsi formativi. Quello delle, diciamo, della digital economy, in sostanza l'utilizzo dell'innovazione che è portata appunto dalle tecnologie digitali, sono inserite assolutamente all'interno dei nostri percorsi, qualsiasi siano i percorsi. Abbiamo addirittura alcuni percorsi che sono più spinti, dove la parte elettronica e digitale è ben presente, ma pensiamo per esempio nel settore della meccanica, tutta la parte della cosiddetta meccatronica, dell'integrazione tra la meccanica e gli strumenti elettronici. Io che leggo, non so, un'auto per esempio, sì, con i sistemi ADAS assolutamente, oppure la guida autonoma, eccetera. Però quello che interessa, è importante far capire ai giovani che le tecnologie sono in continua evoluzione e che loro dovranno continuare ad aggiornarsi nell'arco della vita lavorativa. Prima si parlava sempre di cose manuali, eccetera. Da un po' di tempo, attraverso nello smartphone, c'è la tessera di plastica, che adesso ho letto che vengono smaterializzate, perché il nuovo pagamento, quel 60% del mercato italiano, avviene con smartphone.
Quindi avete un nuovo mondo da insegnare a questi ragazzi. I nostri giovani sviluppano le app, cioè tra le varie cose, per esempio nel settore elettronico e informatico, che sanno fare, sviluppo, sanno programmare prima di tutto il coding, ma soprattutto riescono a sviluppare delle app, per esempio per il controllo all'interno delle abitazioni, quindi in remoto, attraverso i sistemi di domotica, non so, delle luci di casa, del riscaldamento, eccetera. Ormai sono cose inserite da un po' di tempo all'interno dei percorsi formativi. E questo dà loro la possibilità di inserirsi in maniera importante poi nel mondo del lavoro, non solo attraverso, per carità, lo sviluppo delle app, che questa è una parte che viene fatta, ma soprattutto per lo sviluppo delle competenze durante tutto l'arco dei corsi di formazione. Voi che fate formazione, pensate, che ultimamente ho letto un ottimo e grande giornale, che la ormai i giovani, specialmente i laureati, non trovano più posto di lavoro e che dopo 3-4 anni riescono ad arrivare a 1.000-1.200 euro di vita contrattuale. Ecco, no, da noi è un po', è molto diverso, cioè, ora, per capire anche quali sono le opportunità di un giovane che sceglie un percorso di formazione professionale. Dati giusto di 20 giorni fa, l'ultimo rilevamento che abbiamo fatto, a un anno dal termine degli studi, nostri allievi, quindi il campione, anzi abbiamo mappato tutti gli allievi usciti l'anno scorso. Dopo un anno l'83% medio ha un'occupazione di cui buona parte è coerente, buona parte intendo con quasi il 90%. In alcuni settori dove c'è fortissima richiesta, tipo la meccanica, ma potrei citare anche la ristorazione, eccetera, arriviamo a punte del 100%, cioè in sostanza c'è più domanda da parte delle imprese rispetto alla possibilità di come dire, segnalare alle imprese giovani qualificati. Tra l'altro ricordo che i nostri giovani già al secondo e al terzo anno fanno stage in azienda per un periodo variabile tra un mese e mezzo, in più attraverso il sistema duale hanno la possibilità con percorsi specifici già al secondo anno di accedere a un contratto di apprendistato. Infatti abbiamo parlato ultimamente, esatto. Ma quello che mi sta ancora a cuore, io ho seguito per anni l'orientamento dell'università, adesso si parlava allora dell'importanza dello stage eccetera. Adesso appena uno su quattro o uno su cinque diventa un contratto vero, è un'alternativa all'assunzione. Ormai uno si laurea, nessuna assunzione trova più. Non è il caso dei giovani che provengono dalla formazione professionale. Questi numeri che cito, ecco, sono numeri reali, ma la cosa importante è che le aziende, proprio in alcuni settori, che sono i settori che adesso stanno trainando anche per l'export, piuttosto che sono quelli in fortissima ripresa, grazie anche agli investimenti in industria 4.0, quindi aziende che hanno innovato in questo periodo di crisi, hanno investito, sono alla ricerca di giovani competenti e i nostri giovani sono tra i più richiesti. So che voi la rete per lei è una cosa importante, qui si legge dappertutto, come lei sa che mi occupo anche quando parliamo col vostro giornale informatico eccetera, che il lavoro ormai è digitalizzato, questo è vero, ma è in mano il mondo dei robot. Quindi questa sì, è la realtà. Allora, che leggo. Che i robot siano un futuro importante in alcuni processi lavorativi, ma anche per esempio il robot non è solo, non so, un congegno meccanico che si muove, robot o bot, come vengono chiamati, sono anche dei software specifici che automatizzano alcune, pensate ai risponditori telefonici piuttosto che l'analisi dei dati eccetera, che automatizzano e aiutano in alcune operazioni. Viene visto come questa tecnologia viene vista a volte come una minaccia per il lavoro, ma in realtà bisogna anche pensare che questi robot vanno costruiti, manutentati, vanno sviluppati, quindi probabilmente, anzi sta già avvenendo, e saranno necessarie delle nuove professioni, quindi creeranno anche posti di lavoro. Si tratta di lavoro qualificato. E ovviamente io leggo poi l'altra parte che il mix si sdoppia
l'Italia diventa il mercato più importante delle interconnessioni globali, parole difficili, l'agora digitale del Mediterraneo. Ecco come ormai il megabyte è sceso di attenzione, però diventa sempre più qualificato. Allora, cosa mi dice? In un mondo in cui, allora, dobbiamo immaginare luoghi di lavoro diversi da come siamo stati abituati. Cioè, a parte coloro che saranno o che sono legati ai processi produttivi materiali, intendo, non so, la fabbrica, eccetera, molti dei lavori non sono più confinati all'interno di quattro mura. E in sostanza moltissime persone possono lavorare in punti diversi, quindi non solo per forza in ufficio. Per far questo è importante avere il supporto della connettività, internet fra tutti, e poi i software specialistici. Moltissimo, si parlava una volta di telelavoro, adesso ormai siamo oltre questo concetto, però è molto importante avere l'infrastruttura. Che l'Italia sia un po' al centro di un'area importante come quella mediterranea, dove si incrociano culture ma anche economie, questo fa piacere, insomma, ecco. Ho notato sempre nelle scritture che leggo che adesso il ruolo delle donne viene sempre più insegnato, più che altro, e anche preso in considerazione. Ed è conciliazione fra il lavoro e la vita personale, che diventa misura di famiglia. Allora, nei percorsi formativi, noi abbiamo dei percorsi formativi che sono scelti magari in maniera maggiore da ragazze rispetto a ragazzi. Per esempio il benessere, penso. Per esempio il benessere, ma non è più come una volta, dove c'erano magari lavori prettamente femminili rispetto a quelli prettamente maschili. Perché, per esempio, noi abbiamo ragazze che sono iscritte ai percorsi per meccanici auto, quindi frequentano le nostre officine, e mi colpisce sempre, anche l'altro giorno dialogavo con una ragazza e mi ha detto semplicemente una cosa che io trovo molto bella: ma chi l'ha detto che fare il meccanico, un lavoro da maschi, è una delle più brave del corso di Padova, per esempio. Perché però, ecco, rimane il problema, e questo non riguarda solo le donne ma anche gli uomini, quello di conciliare orario o comunque periodo di lavoro con il periodo dedicato alla cura del sé e della famiglia soprattutto. Un altro elemento, cerco di spingere anche su situazione perché i nostri ascoltatori capiscono come in realtà il mondo cambia. C'è una nuova via dell'agricoltura italiana e anche il nostro agroalimentare, a parte gli insegnamenti eccetera, ma nella vita pratica diventa non per le coltivazioni estensive ma per nicchie di produzione di alta qualità specialistiche. Infatti questo serve la tecnologia applicata all'agricoltura. Noi pensiamo a un settore agricolo che non sia in trasformazione ma un po' arcaico, non è così. L'applicazione di moderne tecnologie aiuta moltissimo, però chiaramente su produzioni specialistiche, e qui posso citare una novità che ci riguarda. Bene. come Enaip, a Cittadella partirà un percorso proprio per l'operatore agricolo. Uno pensa, ma sarà il contadino? Certo, sarà il contadino, ma cosa intendiamo noi? Il contadino 4.0, cioè una persona che oltre a conoscere le regole, diciamo la buona conduzione delle coltivazioni, sappia applicare le nuove tecnologie, molte tra le quali vengono dal mondo digitale, per migliorare le coltivazioni. Mi dica, come mai Piazzola e Cittadella sono punti importanti nella formazione e nella preparazione? Lo sono state, adesso in questo caso. Come mai? Se pensiamo a Cittadella, è all'interno della cosiddetta fascia pedemontana, dove sono presenti moltissime aziende del settore metalmeccanico, sono aziende leader nel loro settore, dalla siderurgia, quindi alla lavorazione dei metalli, fino alla meccanica di precisione. Se andiamo a Piazzola sul Brenta, noi per esempio abbiamo un centro di formazione piccolo ma molto qualificato, dedicato al settore della ristorazione,
e un importante settore che è quello del restauro dei beni culturali, rivolto però ai giovani dopo il diploma. Va bene, mi dispiace, ma ormai stiamo per finire. C'è dubbio che la ricerca italiana va incrementata e l'innovazione deve tener conto di un programma europeo. Perché i tedeschi ci scrivono i loro giornali, i newsletter, eccetera, i newsletter sono i giornali informatici, che la vergogna di essere ricchi non in più invade le loro menti, ma sono disposti a far capire che la ricchezza è un fatto positivo. E la ricchezza passa dalla conoscenza e quindi anche poi, se andiamo nello specifico, nella scuola, e a questo siamo impegnati. Tra l'altro ricordo le giornate di scuola aperta, prima le citavamo, tutte le nostre sedi del Veneto, sono 19 in tutte le province, saranno aperte il 15 dicembre e il 12 gennaio, sono due sabati, il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, pronti a far conoscere, a toccare con mano i genitori e ai futuri allievi come lavoriamo, a far vedere. Mi dispiace non essere più giovane notevolmente, che avrei potuto diventare per l'ENEI anche quasi un insegnante. Grazie, buongiorno e arrivederci. Grazie a voi.